Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, benvenuti nella play e review di Wissam Hawar nella sua versione Fantasy Foot, Fanta Foot con 90 di rating. Player review che arriva dopo che lui ha vinto il sondaggio nella sezione community. Però prima di iniziare questo video, che lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. Qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale Twitch, vai di live tutte le sere da circa più o meno, sì, le 20 e 30. EasyVolt, se volete acquistare crediti, è semplicissimo. PS4, 500, comprare. Inserite la mail, inserite il codice coupon qui sotto per avere il 6% di sconto. Selezionate il pagamento e poi paga ora. Link qui in descrizione. Awar. Palati. Scarica. O l'inserimento. Awar. Il long shot. Buon tiro. Awar. Dalla distanza il tiro. La silurata di Awar. La pronuncia. Awar. Sì. Mamma mia. Che siluro. Dalla distanza. Awar. Trascinamento di suolo, il tiro! Madonna mia! Che tiro dalla distanza che ha questo qua, signori belli! No, Awar, tutto lui! All'improvviso, io infatti stavo facendo tutt'altro. Mi apre questo spazio qui, la difesa avversaria va a segnare. Awar, ancora lui. Awar, il tiro, il palo. Come ci siamo entrati? L'odore. Vai, Awar, fammi sto gol. Annaghia, traversa. Mamma mia, che azione congeniata di tutti quanti. Col tiro finale di Awar. Chi viene parato? Gliene arrivano due. Vai, Awar. Oh, no, ho sbagliato. Però è riuscito in qualche modo. Ritorna da me. Metti via quella pistola. Bello il lancio per Stoichkov di Awar. Mi è piaciuto. Secondo me, eh. Poi magari mi sbaglio. Bello l'intervento di Awar, eh. Questo. Voglio provare il tiro dalla distanza. Buono. Ma come mai ha tirato il mancino da lì? Tiriamo di nuovo. Ah, bello. Bello, bello. Baby, ritorna da me e metti via quella pistola. Baby, ma dai, c'è Awar che ti fa il golletto. Aggiornata l'app si può fare dal telefono, chissà, eh. Che strano che non si può fare. Awar, il mancino micidiale. Ma è un giocatore da centrocampo e che fa doppia fase anche. Lui, Awar, l'ho provato come CC nel 4-4-2 con questa squadra. Mi ha realizzato 5 partite, 5 gol e un assist. Una partita nemmeno abbiamo finito, ho finito di giocare, tipo è finito al quinto minuto. Vabbè. Comunque, pagato 929.000 crediti, un prezzo che è comunque già calato dopo 2 ore dalla review, dal momento in cui l'ho comprato. È un 4-4 che ci può stare veramente bene e assolutamente, perché sa come si dribbla e sa anche skill, sa anche, scusatemi, passare bene col suo piede non preferito, che è il mancino. Lui è un destro naturale e lo dimostra molte volte, però c'è da dire che il mancino lo sa usare altrettanto bene. Come prima qualità che possiamo trovare in lui è l'accelerazione, ovvero la partenza iniziale. Non ha poi magari una velocità massima, però c'è da dire che si sprinta benissimo e raggiunge presto la sua velocità massima e quindi magari nel breve risulta essere molto incisivo. A me il tiro veramente è piaciuto perché è un centrocampista che può fare bene la fase offensiva con quell'88 in tiro. Anche se 84, come possiamo vedere dalla carta in potenza tiro, secondo me sa tirare in maniera molto più potente in game. Sa come si tira dalla distanza, sa finalizzare in area. E ha un tiro in generale davvero ottimo per un centrocampista centrale. Così come è ottimo il suo passaggio, che ci consente di far bene dei passaggi lunghi, corti, però non andiamo tanto sui cross, che io comunque non ho provato in game. Nel dribbling c'è da dire che sa
il fatto suo, sa come si skilla, sa come si controlla la palla, non ha problemi nell'equilibrio, sa essere agile, che perché ha quel 91 in agilità che si sente tutto in game, non ha problemi magari nel rapporto altezza peso o forza, perché abbiamo un giusto rapporto, 175 cm con 70 kg di peso, 80 in forza, e quindi questa agilità e questo equilibrio in game secondo me vengono rispecchiati bene. Il fisico in lui va abbastanza bene, perché comunque ha una buona resistenza, buonissima resistenza 88, poi anche la forza non è male, così come l'aggressività. Un po' meno incisivo in lui è il colpo di testa, perché comunque non è un colpitore di testa assolutamente, non potrebbe fare il mediano secondo me, sia perché non ha molta fase difensiva, sia un 77 buono, ma buono per un centrocampista centrale dove non occorre aver troppa fase difensiva. Quindi io vi consiglio principalmente di provarlo o di metterlo come centrocampista centrale, volendo anche come mezzala, volendo anche come COC e anche come seconda punta per certi versi, perché lui riesce a fare bene queste fasi di centrocampo, centrocampo offensivo, centrocampo difensivo direi meglio di no per me. Come stile intesa direi di mettergli un'ancora, anche se il base comunque non è male, gli va ad equilibrare tutte le stats, quindi volendo si può mettere un base. Ancora magari se vogliamo metterlo più centrocampista centrale, poi possiamo optare per un falco volendo, se vogliamo metterlo come COC, oppure un predatore per metterlo come COC. Come indice di ibrida abilità da 1 a 5, francese, Ligan, Lione, gli do un 3.5 dai. Come alternative nella Ligan ci possiamo mettere magari un Renato Sanchez 87 o un Paquetà 90 che era disponibile tramite SBC, Fofana 88 anche volendo, ma lui mi pare che era disponibile tramite, no, è disponibile sul mercato. Perfetto, perfetto, prezzo abbastanza alto, secondo me scenderà, però può ricevere un upgrade, anzi più di un upgrade, quindi è un prezzo dovuto anche a questo fatto. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, che di per sé per me non ha dei contro netti ragazzi, è un 9-. Secondo me è un buonissimo centrocampista, ha qualità, tiro d'esterno, tiro precisione, cioè ha qualità, sa il fatto suo a centrocampo, 4-4, workers adatto per far molta fase offensiva, quale alto in attacco e basso in difesa. È un prezzo che purtroppo è alto, onestamente parlando, però se scende sotto i 500 io lo valuterei un po' di più. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, condivisione, un saluto per il video. Ciao belli.